Eccoci ragazzi con la recensione di uno dei titoli più attesi dai possessori PlayStation 4, quel Days Gone che è stato più volte rimandato e più volte ha suscitato dei dubbi durante i primi trailer rilasciati, le prove e tutto il resto. Finalmente è arrivato. Ho potuto provare il codice definitivo del titolo per oltre 2 settimane, 67 GB di installazione, pensate, poi è arrivato qualche giorno fa anche una patch di 21 GB per PlayStation 4 Pro, la versione che ho provato. E c'è tanto da dire e c'è tanto da non dire sul titolo di Band Studios, i reduci di quelli che hanno fatto Siphon Filter, perché immagino che tanti sono cambiati nel corso del tempo. E si vede subito che è stato un gioco dallo sviluppo abbastanza travagliato. Giusto per entrare nel contesto, vi ricordate una delle prime scene mostrate mesi e mesi fa, la scelta morale da parte di Deacon St. John se ammazzare o meno il primo personaggio che si vede, Leon. In realtà le scelte morali sono state eliminate del tutto, quindi c'è un'unica storia praticamente, tante sottostorie da vivere che possono essere completate al 100% oppure in misura minore, ma non c'è più quella parte di scelte morale, il che non l'ho visto un male assoluto, anzi, perché voler implementare alcune caratteristiche senza poi svilupparle appieno non è proprio una cosa fantastica. E se si gioca a Days Gone, si ha anzi forte senso di déjà vu. Déjà vu per aver visto, per vedere tante cose presenti in altri videogiochi. Un pizzico di The Last of Us, un pizzico di Uncharted, di tanti altri giochi in terza persona, di open world, di titoli action, è un po' un mischione il titolo di Band Studios, un mischione in salsa, se vogliamo, B-movie, un po' grezzo, un po' arronzato, che appunto tradisce questo sviluppo travagliato. La prima cosa che mi ha fatto andare un po' in bestia quando l'ho giocato all'inizio è la transizione non perfetta tra sequenze di intermezzo e sequenze di gameplay. Talvolta lo schermo diventa nero e poi si appare subito, chiaramente con un dettaglio grafico inferiore, ma su questo ci torno dopo. Talvolta addirittura ci sono dei caricamenti. In basso a destra compare la classica iconcina del caricamento. E nel 2019 si fa un po' fatica a sopportare una cosa del genere, soprattutto se si è abituati a titoli, non soltanto sulla console Sony, che hanno, diciamo, trovato la quadra per passare in maniera molto fluida da sequenze di intermezzo con motore grafico o pre-renderizzate al gameplay vero e proprio. È un titolo grezzo perché quando si gioca le animazioni, i dialoghi non sono sempre al top. Il doppiaggio italiano non è eccezionale, soprattutto in fase di missaggio, ovvero di tono di voce dei personaggi rispetto all'ambiente, quando parlano alla radio, quando parlano da vicino, quando devono, diciamo, mostrare un'emozione. Spesso e volentieri il tono è troppo alto, è troppo basso, non si attaccano alla perfezione. Anche questa cosa mi ha fatto un po' girare le cosiddette. A quel punto l'ho provato tante ore anche in inglese, la situazione migliora, ma in realtà il doppiaggio e la recitazione di Days Gone non sono per niente eccellenti. L'intelligenza artificiale. Quando si combattono i furiosi, ci può stare, sono persone mutate da un virus con poco cervello. Quando si combattono gli umani, i ripugnanti, questi umani pieni di tatuaggi, pieni di droghe, che credono in una sorta di resurrezione, di avvicinarsi poi invece a quelli mutati dal virus, lì si vedono tutte le lacune nel gioco, un'intelligenza artificiale che rasenta lo zero. Campo visivo dei nemici super ridotto. Se mi scopre qualcuno, quelli in lontananza non reagiscono, potete camminargli di lato oppure urlare perché state alla radio e nessuno vi sente. Vi trovate nei cespugli e potete fare veramente una strage semplicemente fregando l'intelligenza artificiale, vedendo questi avversari che vanno avanti e indietro, su e giù, vi passano quasi di lato e non succede niente. Un'intelligenza artificiale, quindi, al limite del ridicolo.
E si nota chiaramente, ripeto, con i ripugnanti, con i predoni che sono altri umani, perché poi il concetto del gioco è appunto mondo post-apocalittico, questo virus, questi vari insediamenti, avamposti che andremo a visitare, una mappa bella corposa all'interno dell'Oregon, della regione dell'Oregon negli Stati Uniti, posti appunto da visitare, ostili oppure amichevoli. Predoni, saccheggiatori, i ripugnanti, le orde dei furiosi, i colossi e tante varie tipologie di avversari con i quali si interagirà nel corso dell'avventura. Quindi quel classico titolo che ha poi una struttura in salsa open world, anche se la mappa viene rivelata un po' alla volta, perché magari c'è qualche valico che non è accessibile inizialmente, succede qualcosa all'interno della storia e lo diviene la moto assoluta protagonista. E appunto, vedete, ho cominciato questa recensione molto negativo, perché quello è stato poi l'impatto con Days Gone. Detto questo, quel fatto di essere grezzo, di prendersi poco in giro, di avere un livello di sfida molto limitato, lo rende anche stuzzicante come gioco. Cercate di capire cosa voglio intendere. Ad esempio, l'intelligenza artificiale è ridicola, ma è così ridicola, così scolastica, così didascalica, che non dà fastidio. Non pensate ad alcuni Assassin's Creed quando invece si doveva ricominciare 100.000 volte la missione perché funzionava così male l'intelligenza artificiale che vi sgamavano o succedeva un casino, un casotto e si moriva, barra ripartiva. Qui no, alla fine diventa un esercizio di stile, diventa quasi divertente fregare l'intelligenza artificiale, ammazzare tanti nemici con le armi di mischia da mischia oppure con quelle a distanza. Diventa divertente, facile, diventa quasi come se voi diventaste un Rambo, un piccolo Rambo che ripulisce tutto, che poi quando però si trova a fronteggiare tanti furiosi deve scappare perché altrimenti si muore, nonostante si abbiano bombe Molotov, bombe a frammentazione, a tubo, man mano che si sbloccano durante il corso dell'avventura. E quindi questa intelligenza artificiale, che è assolutamente negativa, non va a rendere il gioco frustrante o noioso, lo rende al massimo divertente. E questo fatto di girare in moto, questa moto assoluta protagonista, alcuni personaggi come Bowser e così via, vi permette di scarrozzare per tanti paesaggi più o meno simili, che però vengono arricchiti dalle condizioni climatiche, dal giorno e dalla notte, dalla neve, dalla pioggia, dal tramonto, dall'alba, dal passare delle luci appunto, del sole, la luce del sole attraverso gli alberi e dal fatto che questa moto può essere personalizzata. Innanzitutto la benzina che finisce, all'inizio anche qui vi dà un po' fastidio perché potreste trovarvi senza benzina nel mezzo della foresta. Ci sono tanti serbatoi, tanti avamposti al quale prendere i serbatoi. Man mano questa moto si può espandere, sia dal punto di vista della capienza che della velocità, del NOS e anche da quello estetico. E quindi la moto assolutamente diventa protagonista, diventa un qualcosa, un diamante grezzo da utilizzare in giro fino a quando poi si sblocca anche il trasferimento veloce tra punti che avete già visitato, consumando benzina, ma a quel punto poi negli avamposti o comunque nelle stazioni di servizio abbandonate è possibile ricaricare, riempire il serbatoio. E quindi veramente la sensazione che dà Days Gone è quella di essere un titolo grezzo. Grezzo, perciò l'ho definito anche B-movie, perché i B-movie spesso hanno quel retrogusto piacevole, hanno quel retrogusto e dicono: vabbè, ma questo non funziona a B e C, non funziona la recitazione, non funziona di qua, non funziona di là. Però alla fine è divertente, alla fine c'è tanto da fare, perché questo gioco che parla appunto dell'infezione virus, poi c'è il cliché della classica compagnia di scienziati, la milizia che si chiamano Nero. Ci sono tanti personaggi che si incontrano nel corso dell'avventura, chi volta le spalle al protagonista, chi è una vecchia conoscenza, chi si è trasformato. Nel frattempo si apprendono sempre più informazioni nel mondo di gioco, sul perché di questo virus, con sottofondo la storia d'amore di Deacon, il protagonista, con Sara. Che
la bionda che si vede tante volte nei trailer. E anche in questo caso, man mano, si apprendono nuove informazioni su che fine ha fatto, cosa è successo, quali sono le sensazioni di Deacon St. John. Perché poi in questo supermenu ci sono varie storie da portare a termine. Ogni accampamento ha poi le sue trame secondarie, ogni personaggio viene sviluppato, chiaramente Deacon è il protagonista, c'è cioè Boozer, quello pelato, sempre tatuato, fa parte della stessa banda di motociclisti che si è visto tante volte nei trailer e così via. E quindi quando si accede al menu si hanno tutte queste storie e sottotrame. Chiaramente alcune diventano obbligatorie, alcune sono facoltative. Il gioco alterna abbastanza bene le due cose e non propone decine e decine di missioni secondarie inutili. Sono sempre 5-6 per accampamento, storie collaterali, storie che approfondiscono appunto il rapporto con Sara, con Boozer, con tutti gli altri personaggi che vengono introdotti nel mondo di gioco. Man mano si scopre la mappa, si va un po' più in collina, verso i laghi, si combatte, si viene assaliti mentre si corre, ci sono qualche inseguimento in moto, diversi combattimenti, qualche parte stealth sempre piuttosto abbozzata perché appunto l'intelligenza artificiale non esiste praticamente nel gioco. Si ottengono nuove armi, ci sono le classiche due armi, poi ci sono gli oggetti, le mazze avvicinate che possono, mazze, accette, picconi che poi a un certo punto possono essere potenziati con i rottami, perché è un mondo, se vogliamo, di sopravvivenza, quindi si ottengono bende, cherosene, rottami stessi che vengono utilizzati sempre in maniera molto didascalica per potenziare il proprio armamentario. E quindi il gioco scorre con tanto che sarai già visto e dura tantissimo. Siamo abbondantemente sopra le 30 ore, quasi verso le 40. E in realtà i primi super combattimenti, i primi colossi, le orde obbligatorie e così via arrivano dopo anche 15 ore, 20 ore. E è un gioco che non va di corsa, che introduce un po' alla volta tutto, talvolta forse troppo lentamente, però poi c'è, come vi dicevo, il trasferimento veloce, e introduce tante cose, nuovi risvolti, qualche colpo di scena. Ecco, anche qui, la recitazione lascia il tempo che trova. Però non mancano i colpi di scena, non manca una certa progressione nell'introdurre varie cose, varie situazioni, personaggi, quello che è veramente successo. E del mondo di gioco, no? La lore è assolutamente interessante, forse di meno qualche rapporto interpersonale, la storia proprio dei Furiosi e così via, anche qui, perché si vede che c'è stato uno sviluppo travagliato, complesso, un po' raffazzonato con cose messe insieme. Però ci sta, è un retrogusto, lo so che è difficile, sto parlando per concetti, ma alla fine le mie video recensioni sul canale di Gameplay Café sono un po' così, una chiacchierata con voi che cerca di farvi capire tendenzialmente com'è. Ho giocato 40 ore, non mi sono annoiato, certo, certe volte dicevo, ok, sarei già visto, vabbè, facciamo tutto, sì, sto andando proprio a filo di gas, sto ammazzando tutti, ok, di qua, di su, di giù, che peccato però quella recitazione, che peccato quella transizione tra una cosa e l'altra poco eccezionale. Però poi alla fine ci sta. Non stiamo a livelli di, per farvi capire, Sharknado, che è diventato un cult soltanto per quelli a cui piace il trash. Non è un titolo trash, però è grezzo, molto grezzo. E il comparto grafico ci sta. L'impatto è ottimo di tutta l'ambientazione. Chiaramente nelle sequenze di intermezzo anche i personaggi sono fatti molto molto bene. Questo sviluppo delle condizioni climatiche che dicevo prima regala degli scorci fantastici, alcuni li trovate anche su Gameplay Café, molto belli, d'atmosfera, c'è il supporto per HDR, non ci sono opzioni specifiche tipo performance oppure qualità visiva. Su PlayStation 4 Pro si attiva l'HDR, c'è questo bellissimo paesaggio, sicuramente il mondo del gioco è fatto estremamente bene. Non mancano i rallentamenti, il gioco va a 30 fps, ci sono rallentamenti, ma anche lì è fatto in maniera tale che non dà particolarmente fastidio. Le animazioni standard, la recitazione medio-bassa, però l'impatto c'è sempre. Quando fate qualche traversata con la moto vi fermerete assolutamente a immortalare i scenari. È un titolo quindi di qualità medio-alta per quanto riguarda il comparto grafico, anche qui
che tradisce negli alti e nei bassi. Mi sono divertito quindi in tal senso, mi sono assolutamente divertito e per questo il titolo raggiunge la votazione perlomeno di 80. Quindi sono stato sempre lì a scegliere che andiamo verso tra il 7 e l'8, tra il 70 e l'80, tra l'80 e il 90. Alla fine ci sta, è un gioco da un buon valore produttivo, molto lungo, longevo, una volta che si finisce si può continuare a fare tutte le sottotrame, c'è un buon senso di progressione e poi c'ha parecchi difetti, tantissimi difetti, ma io sono sicuro che diverse persone lo apprezzeranno, soprattutto per queste componenti di divertimento, di progressione, di rusticità e rustico, un titolo rustico, altresì non potranno mai paragonarlo con i titoli top AAA disponibili per PlayStation 4, con i mostri sacri Naughty Dog e con altri titoli terza persona, action, avventura, un po' open world, un po' free roaming. Ecco, non gliela fa. Per fortuna non è crollato definitivamente nello sviluppo e nella qualità, e quindi è un gioco da tenere assolutamente in considerazione, e chi già l'ha preordinato comunque perlomeno avrà una bella longevità senza avere particolarmente noia, senza avere picchi clamorosi che vi faranno dire wow. Però questa identità, questo carisma del personaggio, la sua moto, questo mondo da scoprire, vi terrà secondo me abbastanza incollati al pad. Quindi poi ne riparleremo anche al Comic Con, in contemporanea ne stiamo già parlando. Sarò molto curioso di capire e sapere cosa ne pensate del titolo, giocatelo prima perché l'impatto sicuramente non è dei migliori. Nel frattempo, grazie per avermi ascoltato e visto in questo video podcast, e una capata in bocca.